Iniziare. Disegnerò due quadrati di 15 cm per 15 cm più un centimetro intorno per la cucitura e poi anche due listini. Che praticamente avranno la stessa larghezza della tasca interna. Ecco, questi sono i listini disegnati in retto La loro larghezza sarà di 15 cm più 2 cm, 1 cm per lato per la cucitura, moltiplicato per 2. Praticamente verrà fatto una piega e quindi avremo il listino della larghezza di 2, 3, 4 cm, dipende quanto volete che siano grandi, per 2. Ora, a, sulla giacca o sul pantalone dovremo segnare la larghezza e la posizione della tasca è importante che la larghezza sia della grandezza della tasca interna meno il centimetro di cucitura e anche che sia della, abbastanza larga da poter infilare la mano chiaramente. Per cui abbiamo detto che il listino sarà della larghezza della tasca interna più un centimetro. Di cucitura mentre il segno sulla giacca sarà soltanto della larghezza netto della tasca, che potrà essere orizzontale o leggermente ehm, eh, hm, obliqua, dipende dal modello che noi abbiamo. Abbiamo detto che la larghezza del listino sarà della stessa larghezza del taglio della tasca meno i due centimetri per la cucitura. Ora possiamo iniziare a tagliare le parti della tasca, questi sono i due quadrati interni e quelle le listarelle. Ora già io ho attaccato la teletta adesiva, l'ho piegato in due, ho cucito i due lati e ora andrò a girare il listino. Ecco, questo praticamente è pronto e dovrò fare la taglia cuce in basso e quindi potrò unirlo alle, alle tasche. Ora vediamo però come, eh, come facciamo. Prendiamo il listino, lo, lo, bisogna chiaramente stirarlo in maniera che sia stabile. Qui abbiamo il segno della tasca. Ora io prendo il listino con la parte aperta in alto e lo metto sul segno dei 15 cm, facendo attenzione chiaramente di metterlo nel punto giusto. Ora mettiamo la parte della tasca, la parte interna sul listino. È importante che in alto siano... Precisi. Ecco, vedete, bisogna neanche al millimetro, proprio deve essere nello stesso punto, lasciando ai lati un centimetro per parte. Poi vedrete che è la, è il centimetro di cui abbiamo bisogno. Questa è la seconda parte che metteremo di fronte nella parte superiore, dopo chiaramente, e eh, Aver sistemato la parte inferiore sulla linea che abbiamo disegnato in precedenza. Ora passiamo a mettere gli spilli. Vi consiglio di fare eh, di imbastire la tasca prima di cucire in modo particolare per segnare dove la cucitura inizia e dove termina. In quanto eh, quando andremo a tagliare. Tra le due parti della tasca vedrete che sarà molto molto utile e è molto importante la cucitura che andremo a fare eh, per eh, tenere eh, le parti della tasca che sia eh, molto molto precisa. quelli ecco in mezzo praticamente eh, taglieremo. Poi mh, più avanti eh, vedremo. Ora io segno. E precisamente dove dovrò cucire, abbiamo detto che la cucitura dovrà essere praticamente un centimetro sopra alla linea del, del taglio, non di più, perché altrimenti, quando, quando eh, metteremo la tasca all'interno della giacca, e vedremo la cucitura della parte superiore della tasca che supera. La, eh, il listino quindi meglio fare se il listino è di 3 cm, un centimetro va per la cucitura e eh, del listino stesso e diciamo meno di un centimetro, mezzo centimetro per eh, le due parti della tasca. Se il listino è un po' più grande o di, è di 3 cm, chiaramente possiamo fare la cucitura di un centimetro. Nel mio caso, io uso. E mezzo centimetro e eh, va bene. Abbiamo, abbiamo messo la, eh, la teletta adesiva, quindi il tessuto e, mm, non, è, non si scuserà. non, non si dice, non, non si aprirà. E quindi eh, adesso andiamo a cucire da questo punto a questo punto e da questo punto a questo punto. Questi due punti, nei due lati a destra e poi a sinistra, dovranno essere. Precisi. ho uscito ora vado a tagliare al centro dove le due parti si incontrano, ma non taglierò fino alla fine, lascerò un centimetro e mezzo dal punto di incontro con la cuscitura. Con la fine della cuscitura, vedete sto piegando, così potete vedere meglio ed ora taglio. A triangolo, cioè vedete taglio fino al in maniera precisa fino all'ultimo punto della cucitura, ecco, 1 e 2. Ripeto, queste due cuciture devono iniziare alla stessa altezza e finire alla stessa altezza, altrimenti la tasca non verrà bene. Ecco, qui vediamo ancora meglio, dal centro io prendo e vado adesso tagliamo il triangolino dall'altra parte non avete non, aver, non dovete aver paura se il triangolino è grande meglio grande che piccolo e quindi il tessuto scappa e anche eh, si, si, si rovina adesso mandiamo dentro la parte superiore della tasca non la parte dove c'è il listino ma bensì l'altra mandiamo il triangolino dentro e adesso mandiamo la parte inferiore della tasca con il listino tutto completamente dentro e rimane fuori soltanto il listino ecco qui così e chiaramente è importante <ride> e stirarlo per vedere bene il risultato. Comunque questa questa è la tasca eh, interna che eh, alla quale dovremo fare la taglia e cuce chiaramente e chiuderla, ma non prima di eh, aver stirato le cuciture. Ecco qui, così. E chiaramente qua intorno sarà la cucitura. Così più o, me, più o meno come appare. E la parte esterna una volta abbiamo messo dentro i, i triangolini qui faremo due cuciture o a mano o con un zig zag molto piccolo e fitto comunque bisogna chiaramente fermare come vedete c'è la cucitura della eh, di una delle due parti della della tasca che è ben coperta dal listino e dentro guardiamo che il triangolino è stato piegato in maniera in maniera corretta prima ancora di andare a stirare eh, la tasca ecco vedete anche qui si controlla che il triangolino è, è dentro ed è ben sistemato adesso tra un po andremo ecco questa è la parte interna dove si vede il triangolino che verrà cucito insieme alla tasca poi tutto intorno in maniera ta tale che non può eh, scappare non può uscire fuori anche perché è molto difficile prenderlo in maniera corretta con il con il listino quindi è meglio cucirlo a parte abbiamo messo la mano dentro e, e quindi anche le cuciture devono essere abbastanza forti per poter tenere il, la forza della mano quando entra ok questo è dopo la, eh, lo stiro questa è la parte interna verrà chiusa con tagli e cuce e anche eh, con la macchina da cucire per renderlo forte questa è la parte esterna ancora non abbiamo chiuso i due lati però eh, vi ho già spiegato come come farlo vedete che quanto è importante la precisione, e qui è la parte chiaramente dove infileremo la mano.